E finalmente siamo a sabato, concludiamo la settimana con un classico workout in team ed è un bel team of two. Riscaldamento, abbiamo 600 metri di corsa da fare con un ritmo blando, dobbiamo scaldarci appunto il riscaldamento, alzare un pochetto la temperatura del corpo, alzare un pochino le pulsazioni così da essere pronti per approcciarci poi a scaldare i movimenti specifici che compongono il workout. Il workout di oggi abbiamo detto è un team of two, ma non ti preoccupare perché se il tuo compagno o la tua compagna sono andati al mare e ti hanno lasciato da sola ad allenarti, sotto nella descrizione trovi le altre modalità di allenamento da fare anche in individual, quindi quella che sto per leggere è proprio in team of two ed è da fare tutta I go you go, le altre invece sono in modalità individual con un pochino di attrezzatura oppure c'è anche la versione no equipment da fare da solo. Ma torniamo al team of two di oggi, è un 3 round, quindi con il mio compagno per 3 volte dovremo fare che cosa? 40 hang squat clean, 40 kg uomo e 25 fanciulle da fare I go you go, quindi magari 20 io e 20 lui. Dopo i clean abbiamo 60 push up, anche questo I go you go, 80 sit up, sempre I go you go, e l'ultima cosa da fare insieme al compagno sono 100 metri plate farmer carry, 20 kg uomini e 15 le fanciulle, cioè dovrete fare farmer carry per 100 metri con il disco sopra la testa, sotto il braccio, dentro i pantaloncini, dove volete voi, ma questi 100 metri dovete fare insieme al vostro compagno. Conclusi questi 100 metri avete fatto un round, dobbiamo farne in totale 3. Quindi di nuovo hang, squat, clean, push up, sit up e farmer carry con i dischi. E per concludere, come cash out, un bel enjoy the rider, godetevi il weekend, non perdetevi neanche una delle nostre news, uno dei nostri workout, video e quant'altro esca sui social, e quindi non dovete perdervi Facebook, Instagram, ovviamente oltre al canale YouTube. Iniziamo il riscaldamento con i nostri 600 metri di corsa. A rientro dalla corsa, primo movimento, hang, squat, clean, quindi portiamo il nostro bilanciere ai fianchi, quindi in hang, essendo in hang andiamo in caricamento fino a sopra la rotula, risaliamo le anche, stendiamo con forza l'anca, la riceviamo il bilanciere in accosciata completa, e di nuovo hang, carico, stendo, ricevo in squat e ritorno nella posizione iniziale di partenza. Dopo gli hang squat clean abbiamo i push up, quindi i piegamenti sulle braccia, andiamo a terra, ci corichiamo, mani sotto le spalle, gomiti vicino al corpo, puntiamo i piedi, corpo teso, col petto che tocca a terra, spingiamo, stendiamo le braccia, poi di nuovo torniamo col petto al pavimento. Dopo il push up abbiamo i sit up, quindi uniamo le suole delle scarpe, portiamo i piedi vicino al corpo, ci corichiamo, andiamo a toccare con le mani il pavimento dietro la testa e di nuovo andiamo a toccare davanti alla punta dei piedi. Conclusi questi 80 sit up, ovviamente da fare insieme al compagno, abbiamo da fare 100 metri di farmer carry con un disco che possiamo tenere come preferiamo. 100 metri tondi tondi e al rientro dai 100 metri abbiamo concluso il primo dei 3 round complessivi che dovremo fare, e dopo 3 round enjoy the rider, godetevi il weekend, ci vediamo, ciao ciao, settimana prossima.